Amici dello Scrocone, buongiorno e buon pranzo a tutti da Manuela Dessì. E Davide Urgu. La tigre di Simmagis. Dai, ma io mi vergogno, posso dirlo come ti chiamano a te? Ma ormai d'uscita. Sazzirighetta e Oristains, beh, loro non lo sanno. Vabbè, loro non lo sanno, diciamo prima di tutto chi sono. Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo a Orosei, in Baronia, provincia di Nuoro, un posto fantastico, esattamente dove? Questo resort, come si chiama? Marina Resort, un posto bellissimo, un fiore all'occhiello del comune di Orosei, lo possiamo dire? Ah, lo possiamo dire, sì, certo. Ci troviamo con Franco Bua. Sì. E con il sindaco di Orosei, Franco Mura. Sì. Aspetta, come va, signor sindaco? Bene. In un momento dove non c'è tanto da ridere, però diciamo che va bene. Ma no, il buon umore porta sempre cose buone, ricordiamocelo sempre. Ottimismo. Ci troviamo qui perché vorremmo, insomma, cioè vorreste, insieme alla Camera di Commercio e alla Confesercenti, praticamente rendere un pochino più a portata di tutti i prodotti sardi, abbinati anche con la birra prodotta in Sardegna, giusto? Perfetto. La valorizzazione dei nostri prodotti tipici, in questo caso i nostri prodotti locali, come abbiamo avuto modo anche di vedere, di degustare, e credo che siano il nostro fiore all'occhiello e credo che soprattutto su questo tema noi ci dovremmo confrontare, perché è una grossa prospettiva di sviluppo non solo per quanto riguarda questa comunità, ma credo anche a livello regionale, assolutamente. Grazie Franco. Manuela, intervistami Antonio Franco Bua. Assessore al commercio del comune di Orosei. Vediamo un po' cosa da dirci Tore. Beh, di solito. Chiamarti Tore. Come no? Qualsiasi cosa buona, l'importante è il risultato, alla fine non cambia. Cioè, nel senso che in questo momento, in un momento come questo, molto particolare, molto, diciamo così, come diceva il sindaco stesso, insomma, in cui ci sia poco da ridere, effettivamente, qualsiasi iniziativa volta, diciamo, a promuovere una sorta di iniziativa appunto volta al commercio, alla risoluzione di alcune problematiche particolari, sono sempre benvenute. In una situazione come questa, caratterizzata, che so, dalla promozione dei prodotti tipici sardi e non solo, o in abbinamento a determinati altri prodotti, insomma, ben venga. In una location come questa, così come voi avete detto, ben si sposa, diciamo, con la caratterizzazione volta da questa amministrazione nei confronti di chi intende comunque fare impresa. Ecco, questo già che stiamo a pago bene questo piccio, è troppo intelligente. Oh, e poi è bello, ma li hai visti? È bello, è bravo. E gli amici ridono, Parri Franco Nero. Franco Nero, no. Comunque, adesso è Prubello. Noi adesso lanciamo la pubblicità. Poi, pubblicità, ci vediamo fra poco. Ciao a tutti. Con Franco Nero e Franco Mura.